E tante volte siamo coscienti, purtroppo, siamo coscienti che il nostro agire ci porta verso la sofferenza, ci porta verso quella situazione che non ci rende sereni. E allora ecco come gli apostoli sono liberati dall'angelo di Dio, anche noi possiamo essere liberati da questo intervento di Dio, e vogliamo chiederlo e vogliamo affidarci anche all'angelo nostro custode, che liberi il nostro cuore da questo buio, da questa prigione che tante volte siamo noi stessi, o che tante volte possono essere anche gli altri che ci creano un po' di difficoltà, e trovare la possibilità di annunziare anche noi la parola di Dio. Il Signore Gesù, che è risorto, che ha portato questa luce nuova all'umanità, illumini sempre il nostro cammino. E dicevo, anche la preghiera nostra l'affidiamo, e anche questa volontà di essere nel bene e nella comunione con Gesù l'affidiamo a San Giuseppe e alla Madonna. Loro hanno custodito la vita di Gesù bambino, e che la possano custodire anche nel nostro cuore, nella nostra vita. Solo con la forza, l'aiuto di Dio, di Gesù, dello Spirito Santo e di questi santi possiamo certamente affrontare le difficoltà e ritrovare sempre di più questa luce che possa illuminare il nostro cammino. Amen.